scusa, ciao. No. Non è che ce l'avevo con no. te, però è il titolo. No, no, ma di perché un io musical. Sono la bella nello spettacolo, lei che è il problema della bestia. No, tu fai la bestia, non ci provare, per favore, la bella è lei. Stiamo parlando di un musical che ha veramente fatto il giro del mondo, che ha avuto grandissimo successo anche in Italia. Insomma, la stagione scorsa siete stati a Milano, tutta questa stagione siete stati a Roma e ora ci sono le ultimissime repliche, vero? Sì, fino all'8 maggio vi aspettiamo numerosissimi, siamo già 200.000 persone a Roma. Sono in totale in 2 anni 500.000 più o meno. Aspettate che vi porto qui insieme alle nostre donne. Ecco, oh. Guarda un po', guarda un po', guarda un po'. E che donne! L'album dei ricordi in questa trasmissione, perché tutti i tuoi ospiti, tutti gli ospiti che vengono a Domenica In, io li conosco. Li conosci tutti? Tutti. Lei ad esempio era una ragazzina, lei è stata la voce femminile giovane di tutti i film di Walt Disney. Lei Lily era una ragazzina, sì. E venne ospite da me a pranzo con Vilma. Dici lui anch'io poi... ero un ragazzino, anche sì, se non... tu eri un ragazzino, oh. E venisti da Paolo. E così tra i giovani di Paolo Limiti nella trasmissione 6 o 7 anni fa, forse anche di no, più. 90, anche di più. Vabbè, non stiamo, no, non stiamo a guardare il capello, ma che ti importa? Però tu mi dicesti una cosa molto carina. Eri appena arrivato e mi dicesti: sì, io sono qui perché voglio che Paolo noti il mio talento, perché io voglio fare la commedia musicale. Ma guarda, detto, guarda un po', vedi? È stato bellissimo. Voglio dire, per Arianna è partita dai film, insomma, comunque sì, da cantante, sì, dei film Disney. Che effetto ti fa salire sul palco adesso interpretare un personaggio come Bella, Arianna? È proprio, hai detto la parola giusta, interpretare. Perché un conto è cantare nei dischi tutte le colonne sonore della Disney che ha scritto Menken, insomma, 8 volte premio Oscar. E un conto è essere scelta da lui e dal regista di Broadway per interpretare sul palco, bellissimo, questo ruolo di Belle. Quindi è un sogno da quando avevo 16 anni che finalmente ho realizzato, e in 2 anni ho avuto veramente tanto riscontro di amore, perché il nostro spettacolo parla d'amore. Senti, Antonello, no, dico, te non ti vedono mai così. Praticamente, no, cioè, lui adesso qui è un po' come se fosse il principe, ma in realtà tutto lo spettacolo lo fa vestito, travestito, sì, da bestia. Sono 4 protesi. Ma quante ore di trucco ci vogliono? Un'ora e 30. Ah, oramai niente, tempi record, ecco. Tanto vediamo delle immagini. Ma penso sia complicatissimo, no? Lavorare così. Lavorare in scena, parli. Guarda, ho questo trucco comunque in faccia, e adesso che comincia a far caldo si sente. Immagino. E c'è una tuta aderente con tutti i muscoli, la massa, quindi è abbastanza faticoso. Però poi alla fine, guardate che bel principe. Alla fine è magro per questo. Si mantiene sicuramente la linea. Senti, Arianna, voi ci avete portato un regalo, è un'esclusiva solo per il pubblico di Domenica In, sì, vero? Allora, è un numero meraviglioso, è sicuramente uno dei numeri più energici del nostro spettacolo. È il numero di Gastone, interpretato da Andrea Croci, che è il mio pretendente, che lotta per avere me con sì, la vabbè, bestia. Sì, vabbè, ma è una lotta impari. Ed è il nostro... Le donne cercano la bestia. E di Letonte, che è il suo scagnozzo, interpretato da Roberto Giuffrida. E allora sono tutti pronti, abbiamo anche tutti i compagni di Locanda. Prego, ragazzi! Gastone, che più svelto è Gastone, il tuo collo è più forte di un tronco, Gastone. In città tu sei l'uomo più bello, maschio più maschio non c'è. Chiedi a Tizio, sei proprio un Marcello. Ti diranno che ti fanno solo per te. Che... una fossetta sul mento, Gastone. La mia mano imponente ti intimidisce. Che grande mito, Gastone. Da bimbo mangiavo ogni giorno già 4 dozzine di uova alla coca. Adesso ne mangio anche 5 dozzine. Guardate la stanza. We'll be right back.
Teatro Brancaccio di Roma, prodotto da Stage Entertainment. Ringraziamo anche Fabrizio Angelini che cura la regia dello residente. Spettacolo qui a Roma. Senti, io ti volevo dire ai bambini di non mangiare 5 dozzine di uova, mentre ai papà di attaccarsi al telefono. Bravo. E fare 45502. Bravissimo, grazie Antonello. Grazie Arianna. Sentite, prima di lasciarvi, andate via su questo splendido numero, questa canzone bellissima che poi vi fa innamorare. Sul valzer. Ce la, la, sì, del ce la, ce la regalate? Del valzer, sì, del valzer. Vabbè, allora la chiamo del valzer. Anche se non è un valzer, però noi la chiamiamo del maestro, è pronto? Prego. Storia di magia. Notte senza età. Che sai si trasformerà. Splende la realtà. Splende la realtà. Come il sole ad est. Storia di magia. Dolce melodia. La bestia insieme. Storia di magia, dolce melodia, la bestia insieme. Bravi, veramente bravi, dolcissimi.